Buongiorno, perché non vi siete presentati in consiglio comunale, Iliano? Dovete dare risposta ai cittadini? L'abbiamo già dato. Sì. Non presentatevi in consiglio? Sì, l'abbiamo dato. No, non vi siete presentati? Lo so. Lo so, e quindi? E quindi abbiamo la maggioranza. E quindi assenteisti? Siamo 18. Assenteisti, vergognatevi davanti alla città, vi interessa solo lo stipendio. Patano, perché non vi siete presentati in consiglio? Ma voi, voi avete presentato una mozione. No, voi dovete dare risposta, ci si presenta in consiglio, potevate bocciarla. No. No. Allora, noi abbiamo dimostrato così che i numeri non ci sono. Non avete dimostrato, avevate paura. No. Avete dimostrato che vi interessa solo lo stipendio a fine mese e salvare la poltrona, perché sennò vi presentavate e facevate bocciare la mozione. Sono uno di quelli che ha bisogno del consiglio. Parlo in generale. In generale, perciò mettiamo queste, evidenziamo queste situazioni. Non dovete dare una risposta ai cittadini? Ognuno ha fatto la propria strategia. Tutti e 17, 18, quello che siete assenti. Fatta la vostra, noi abbiamo fatto la nostra. Cittadini, questi sono i signori che vi amministrano, assenti in consiglio, neanche uno di maggioranza, neanche uno. Consigliere Castronuvi, ma io lo definisco un atto di vigliaccheria politica non presentarsi in consiglio. Lascia stare lui. È grave? Lui, non avete la maggioranza. No, voi state sfuggendo, il consiglio comunale è la massima espressione dei cittadini. Non gridare che mi dai fastidio. No. Voi state dando fastidio alla città. Lui. Voi siete assenti, basta, lo dovete dire ai cittadini. No, lo dico a te. Cosa si fa per la poltrona?